Qualcuno mi ha chiesto la top 10 delle mie città preferite al mondo e la mia mente ha cominciato a rimuginare pensando: sì, l'ho dette varie volte, ogni tanto le cito, però una classifica vera e propria aggiornata 2020 delle 10 città che preferisco al mondo non l'avevo fatta. E ti dirò di più. Mentre la facevo, mentre la costruivo, pensando al mio cuore, alla mia testa, mi sono reso conto che c'erano delle sorprese pazzesche ed era cambiata. Negli anni è cambiata, avevo delle idee in testa che però poi, ragionando con la testa, è uscita la classifica di oggi. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Se non lo sei ancora, malissimo, però puoi rimediare al volo cliccando sul pulsante rosso iscriviti che trovi qui sotto e anche sulla campanella. Mi raccomando la campanella, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche e i video che andrò a pubblicare. Da inizio 2020 c'è anche un'altra grande novità e grande possibilità per te. Puoi abbonarti al canale YouTube di Viaggio Vero per una piccola cifra mensile che aiuta anche a sostenere il canale. Ecco che potrai avere una serie di vantaggi: tanti video dedicati solo a te, la possibilità di essere con me in diretta in sala virtuale una volta al mese per Giovedì in Viaggio, la trasmissione in diretta del giovedì sera, tanti vantaggi perché ci sono dei corsi, delle playlist dedicate con dei corsi veri e propri che sono completamente gratuite per gli abbonati, a pagamento per tutti gli altri, insomma una marea di vantaggi. Ti spiego tutto in un breve video che trovi qui sotto. Devo fare solo una piccola premessa questa volta, poi iniziamo la classifica dal decimo posto al primo, in pratica saliamo verso l'Olimpo. Le città che ho inserito in questa classifica possono essere città in cui sono andato molte volte, per questo le amo, perché ci torno spesso, città in cui sono stato per dei periodi medio lunghi, minimo una settimana, poi per rimanere anche un mese o anche più tempo. Può essere stata una città in cui ho vissuto. Insomma, sono città che conosco abbastanza bene. Non si può mai conoscere bene una città, ma che conosco abbastanza bene ed è per questo che me ne sono innamorato. Sono soltanto 10, però non sono soltanto 10 le città che amo nel mondo. Queste sono le prime 10. Tutte quelle che non cito non significa che non le ami, ma non sono tra le prime 10. Semplicemente questo. Cominciamo dalla decima piazza. Al decimo posto troviamo Cadice. Cadice in Andalusia, una città che ho vissuto parecchio e in cui sono stato diverse settimane tra il secondo semestre 2016 e i primi mesi del 2017 per motivi personali, ma stavo là almeno una settimana al mese. Cadice è una città che amo alla follia perché è una città decadente, come piacciono a me in alcuni casi, ma è anche viva, molto viva, come l'Andalusia può essere. E soprattutto è viva, ma non casinara, no, non prenderla come la città da baracca, come si direbbe da noi. In realtà sì, ci si può divertire tanto, però è molto viva, ma non casinara. Inoltre è una città molto particolare perché ti puoi permettere dal suo centro storico di perdere il tuo sguardo verso l'occidente, verso il mare aperto, questo grande oceano Atlantico. Al numero 9, sul nono gradino, ancora una città spagnola, in questo caso la capitale, Madrid, che so già cosa dirai, l'ho già detto in altre occasioni, non ha le bellezze di tante altre capitali europee. Non siamo qui a dire che Madrid è bella quanto Londra, Parigi, Berlino, no, non lo è, nemmeno come Praga, Budapest, assolutamente. A livello di bellezze non può assolutamente competere con altre capitali europee, anzi con la maggior parte delle capitali europee. Però l'atmosfera che si respira a Madrid è un'atmosfera che amo alla follia ed è forse fra quelle che vediamo ora la città in cui sono stato più volte, in cui sono tornato più spesso, in cui torno più spesso, perché a me gli spagnoli di Madrid piacciono. Gli spagnoli di Madrid sono quelli che ti accolgono e se arrivi là un lunedì sera, se hai degli amici ti portano fuori, non gliene frega se il giorno dopo è lavorativo per loro, ti portano fuori perché sei arrivato e vogliono divertirsi con te, hanno la movida, è nata lì la movida. Dopo l'epoca franchista la movida è nata a Madrid, un motivo ci sarà, ormai siamo alla seconda generazione dopo l'epoca franchista, ma è ancora completamente vivo la voglia di divertirsi, la voglia di divertirsi e far nottata con gli amici divertendosi e girando la città. Poi ho detto che è meno bella di tante altre capitali europee, però non ho detto che è una brutta città, anzi ha i suoi angoli molto molto belli.
Ottavo posto per una città olandese, che non è Amsterdam. Mi piace molto Amsterdam, ma non l'ho inserita in questa classifica di 10 città che amo di più, ma la città è Rotterdam. Amante dell'architettura contemporanea, architettura moderna, io credo che Rotterdam sia una di quelle città che ti lascia a bocca aperta se ami queste cose. È un museo a cielo aperto, è un cantiere a cielo aperto, è un progetto in divenire. Dopo la completa distruzione o la quasi completa distruzione della Seconda Guerra Mondiale, l'amministrazione pubblica ha deciso di ricostruire Rotterdam basandosi su dei canoni di modernità al 100%, dagli artisti e dai murales, alle opere degli artisti moderni, ai grattacieli, a un'architettura viva, giovane. Insomma, è una città da non perdere per chi ama tutto ciò che è il moderno. Saliamo al settimo posto e rimaniamo in Italia. Roma, la nostra capitale, con tutti i problemi che ha Roma, ma Roma è eccezionale. Io a Roma sto sempre bene. Io a Roma vivrei una parte della mia vita, lo dico e non lo dico, ovvero che poi il traffico mi ucciderebbe, i tempi di spostamento mi ucciderebbero, ma è una città che amo. È una città che amo agli antipodi delle sue stagioni. È una città che adoro per tutto quello che è la cultura, la storia, per ogni angolo che trasuda una storia diversa, di un'epoca diversa. Roma è la città eterna, è anche una delle città più belle del mondo ed è in questa classifica che io la amo alla follia. Saliamo di un gradino e andiamo al sesto posto, ancora una città italiana, sì, Firenze. Firenze, non lo nego, l'ho detto varie volte, me l'hai sentito dire spesso se mi segui. Firenze è una città in cui sto bene, in cui vado almeno un paio di volte l'anno, in cui mi fermo un weekend, ma mi fermo anche una settimana delle volte. Firenze è una di quelle città super turistiche, strapiene nel centro storico, che però se riesci ad avere la voglia di fermarti anche la sera, si svuota. È una di quelle città che dopo ti godi, che riesci a goderti, una di quelle città che se ti metti a camminare o a correre lungo l'Arno, dopo un quarto d'ora, 20 minuti di corsa o di bicicletta, sei in piena campagna. Firenze è piccola, Firenze non è grande, non è dispersiva, non è una città enorme, però è storia, rinascimento, è tutto quello che è la nostra Italia, è tutto quello che fa parte di una storia incredibile di Italia. È forse una delle città al mondo con la più grande quantità di bellezze in uno spazio risicato. In più, se vuoi uscire un po' dai circuiti turistici, fare delle giornate, delle serate oltre Arno, ovvero dall'altra parte dell'Arno e non dalla parte dei grandi monumenti, ecco, diciamo che è una zona che sta esplodendo già da anni, ma che vive di vita propria, con tanti locali, tante possibilità. Siamo arrivati a metà e adesso si sale sulla seconda parte, quella più alta di questa classifica. Al quinto posto, la grande mela, New York. Sì, perché New York è sempre New York. Diciamo che ha un fascino per me molto particolare. Io sono appassionato di cinema, New York è un set a cielo aperto. Lo dico spesso, anche qua mi ripeto. Ogni passo che fai a New York ti sembra di essere in un film. New York in realtà noi la vediamo come Manhattan, in realtà New York sono diversi quartieri, ognuno con la propria anima diversa, ognuno con una voglia di essere scoperto in maniera incredibile. Dalla New York degli anni 90, che era pericolosa e certi quartieri non li potevi nemmeno visitare, alla New York degli anni 2020, in cui puoi andare più o meno ovunque, a meno certi orari, in certi quartieri, ma puoi andare più o meno ovunque e te la puoi godere davvero. New York è il mondo in una città, è il mondo in una megalopoli, sì, è enorme New York, però se sei appassionato di film, di serie televisive, di tutto quello che è il mito New York, allora non puoi non metterla in una classifica di questo tipo e io ne sono follemente innamorato. Quarto posto, ci avviciniamo al podio. Quarto posto è una sorpresa, una di quelle sorprese che fino al 2019 non esisteva in questa classifica, non era compresa in nessuna classifica e forse non l'avrei mai messa in nessuna classifica, anzi ero convinto che dovevo visitarla quasi per vergogna, ma che poi non l'avrei messa in nessuna classifica. Invece, dalla mia prima visita, in cui ho passato 9 giorni a Berlino, è balzata dal non esistere in nessuna classifica al quarto posto, a sfiorare il podio. Berlino è la città in cui sarei dovuto andare anche quest'anno, quasi un mese, volevo farci un mese,
Poi è successo tutto quello che è successo e non ho potuto, ma Berlino mi ha colpito e me ne sono follemente innamorato, e lo dico sempre, nel momento in cui ho messo il piede fuori dalla S-Bahn all'arrivo dall'aeroporto. E da lì il mio amore, in quei giorni in cui sono stato, è cresciuto sempre di più, quartiere per quartiere. E non è detto che vada a scalzare il podio e che si piazzi, dalla prossima volta in cui ci andrò, al terzo posto o anche più su. Berlino è una città in cui vivrei, ma vivrei per un periodo medio-lungo. Al terzo posto c'è un'altra città italiana, Venezia. E qui mi direte, Venezia, super turistica, un po' svalutata. No, la realtà è che Venezia, signori, è una delle città più belle al mondo. Anzi, è la città più bella al mondo. A livello estetico, come Venezia non ce n'è. Tantissime altre città al mondo le chiamano la Venezia di qua, la Venezia di là. Ci sarà un motivo. Venezia, e grazie a Dio ce l'abbiamo noi, è la città più bella del mondo a livello estetico. Credimi, è la città più bella del mondo. In più ha una storia pazzesca. E tu mi dirai, è strapiena di turisti. Ok, quest'anno è una situazione a parte, però nella normalità è strapiena di turisti. Io ti dico, hai pienamente ragione, ma ti dico anche che il turista medio rimane in quella zona, rimane in quella striscia, in quella strada che va dalla stazione a San Marco o che viene vomitato fuori da una crociera e arriva a San Marco. Se tu esci e percorri le strade di qualsiasi di uno dei sestrieri, uscendo da questo cavolo di percorso inutile e super battuto, ti ritroverai in solitaria, ti ritroverai con tanta tranquillità. Già andando dalla stazione, entrando nel ghetto, esci dalle strade principali che poi va verso San Marco e già lì ti ritrovi nel ghetto di Venezia, Cannaregio, sestiere Cannaregio, bellissimo e spesso vuoto. Ti trovi in questi campi, in queste piazze, completamente vuote, dove sei solo tu, magari altre due persone. In un momento qualsiasi dell'anno, io Venezia la amo in ogni stagione, l'adoro anche durante l'inverno, quando è più cupa e l'acqua arriva giù dal cielo, ma ti arriva anche da sotto, è incredibile. Venezia è uno dei miei amori folli, è uno dei miei amori folli, e appena posso faccio sempre un salto a Venezia. Al secondo posto, una città in cui sono già stato tre volte, l'ultima volta ho fatto quasi un mese, siamo in Asia ed è l'unica città asiatica di questa lista, ed è Chiang Mai. Una città che non è esageratamente grande, però è una città che sento casa. Non so che altro dirti, mi trovo benissimo. Chiang Mai è tutto quello che cerco, una città che ha tutto, ma che è anche tranquilla, se voglio tranquillità. Una città che mi permette di uscire a piedi e camminare, una città che mi permette di fare dei trekking muovendomi anche a piedi o prendendo un trasporto pubblico. Mi permette di avere tra i templi più belli della Thailandia. Mi permette di girare il nord della Thailandia velocemente, e quella è una delle regioni che io preferisco di più al mondo, tra le foreste, le piccole cittadine e i piccoli centri. Insomma, io a Chiang Mai ci sto bene, e forse anche nel prossimo inverno Chiang Mai potrebbe essere la mia base per il lavoro, per muovermi e anche magari questa volta per più di un mese. E siamo arrivati sul gradino più alto del podio. Il mio amore non è cambiato. Devo dirti, pensavo si fosse intaccato e ho provato a guardare dentro al mio cuore, però Londra è ancora lì. Londra rimane al numero uno. Londra ha difetti, ha i suoi difetti, è carissima come città. Londra ha una serie di problemi che ho davanti agli occhi, che vedo bene. Non sto dicendo che quelle città che tu hai elencato sono idilliache e non hanno problemi. Sono città che io amo, e Londra, forse perché ci ho vissuto, forse perché mi è entrata nelle vene, forse perché continuo a pensare che di Londra non c'è un solo quartiere che non mi piaccia, un solo quartiere dove non abbia trovato qualcosa che mi abbia fatto innamorare ancora di più di questa città. Tutti i mercati di Londra, la vita dei pub, la cultura dei pub di Londra. Insomma, io a Londra sto bene. È un altro microcosmo, un po' come New York, però è il mio microcosmo. Se a New York ci sto bene, però la vedo come una città da visitare, da godere, da scoprire, Londra, come metto piede a Londra, io mi sento a casa, come a Chiang Mai. Le prime due città in questa lista, ovvero Londra e Chiang Mai, sono quelle che io chiamo casa, sono quelle cui io mi sento a casa.
E con questo ho risposto alla top 10 aggiornata 2020 delle città che amo di più al mondo. Magari nel 2021 potrebbe cambiare qualcosa e nel momento in cui cambia qualcosa, se cambia qualcosa, aggiornerò questo video. Ti ricordo di iscriverti al Mondo di Viaggio Vero, completamente gratuito, trovi il link qui sotto in descrizione. Chiudo ricordandoti i miei social media, la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan. Su Instagram mi trovi come @viaggiovero, ci sono anche le storie giornaliere dove parlo di altre cose rispetto a quelle che trovi qui sul canale YouTube. Poi c'è il gruppo chiuso Facebook, fai richiesta di iscrizione perché è un gruppo chiuso, ma lì c'è una gran bella community. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, perché cresce il canale e mi fai tanto, tanto felice. Se non sei ancora iscritto o iscritta, benissimo, puoi farlo adesso. Vedi la faccione sorridente che è qui sotto, che è anche il logo di Viaggio Vero, ci clicchi sopra, ma clicca anche sulla campanella lì a fianco, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche e i video che andrò a pubblicare. Ciao da Cristiano, di Viaggio Vero.